Buongiorno amici Autoligest e benvenuti alla prova della nuova Mini Clubben, da pochissimo lanciata sul mercato. Come vedete è bella lunga, insomma è la versione giardinetta della Mini, con il bagagliaio più ampio di tutta la gamma e finalmente rispetto al primo modello della Clubben anche le porte posteriori per i poveri passeggeri. A livello di estetica è molto simile alle normali Mini, il muso è molto simile, bombato anche sempre sul cofano, soprattutto al posteriore si riconosce tanto dalle due split doors, che sono queste due porte che si aprono a libro, come dicevo una volta i carrozzieri italiani, con un design delle luci posteriori totalmente diverso da quello che c'è nel mondo Mini. Insomma, adesso andiamo a provare questa con la motorizzazione diesel e vedremo come andrà. È veramente davvero molto divertente da guidare e anche con degli ottimi consumi. Ovviamente la Mini è un'auto estremamente personalizzabile. Per esempio c'è quella fatta Principe di Galles da Garage Italia dalla Poelcan. E poi è disponibile anche in 10, anzi 12 tinte diverse per la carrozzeria, 4 tinte diverse per il tetto e ben 10 diversi tipi di colore e dimensioni dei cerchioni, che vanno dai 16 fino ai 19 pollici. Eccoci su green, abbiamo ovviamente lo start and stop che entra tutte le volte che siamo in coda, abbiamo dei consumi del condizionatore molto ridotti in modo che ci permette di percorrere più chilometri all'interno della città. Ecco, la difficoltà che ho trovato, che noi italiani siamo famosi per l'uso del clacson, ce ne vuole per schiacciarlo, bisogna proprio, ecco, andare proprio a schiacciarlo al centro. Però adesso andiamo sul famoso pavé milanese per vedere l'assetto come si comporta. No, devo dire che mi piace molto, c'è qualche leggera vibrazione sul volante, però è abbastanza ben ammortizzato. Ovviamente l'interno dell'abitacolo non fa una piega, nel senso che non ci sono i rumorini tipici della bassa qualità, ma ovviamente questa è made in BMW, quindi figuriamoci. Ecco, nei parcheggi vi consiglio assolutamente di prendere sia la telecamera posteriore che i sensori, perché su quest'auto non si vede veramente niente, soprattutto al retro, ma anche l'anteriore non scherza, avendo un muso molto lungo e leggermente che guarda verso il basso non si riesce bene a capire e a intendere dove siamo, invece grazie ai sensori e guardate anche la telecamera posteriore riusciamo a capire come parcheggiarci. Ecco, come non devo fare io, però è pazzesco. C'è anche il sistema per il parcheggio automatico, sono riuscito forse dopo un po' a capire come funziona, vediamo se riusciamo a farlo funzionare, che a me divertono sempre queste cose. Allora, attiviamo qua il nostro, ecco qua mi dà che i sensori sono attivi, vediamo un po' se me lo trova e notate anche quanto tempo ci vuole, vediamo se l'ha trovato, ma che non ha trovato nulla, ah no, sì, l'ha trovato, stop, ok, retromarcia, retrocediamo. Rallentare, ecco, come vedete l'auto adesso mi sta facendo il parcheggio da solo, guardatela, io adoro questi sistemi. In autostrada si rivela davvero confortevole, inseriamo il nostro cruise control e la Mini ci porta dove vogliamo, molto silenziosa anche a livello aerodinamico, meno dal punto di vista del rotolamento, ma quello dipende molto dagli pneumatici. Sto notando che la visibilità sul posteriore è davvero proprio ai minimi, la famosa cerniera delle split doors è precisa bella al centro che ti impedisce di vedere le auto più lontane, quando invece le auto si avvicinano riesci già a vederlo. Ecco, questo è un po' un difetto in autostrada e in generale della Clubben. Molto scenico il head-up display, come fuoriesce dal cruscotto, basta schiacciare un pulsante qui sul tunnel centrale, LED up display compare fuori ed eccolo qua, ci dà qualche informazione e soprattutto molto utile quando utilizziamo il navigatore satellitare che indica con le varie frecce gli svincoli simili. In autostrada ci indica la nostra velocità, la velocità impostata sul cruise control e il limitatore. Forse all'inizio vi può dare un po' di fastidio, ma poi vi assicuro che vi abituate e lo troverete anche molto comodo, soprattutto nelle strade che conoscete poco, sia per il navigatore, sia che per i limiti. Gli interni, magnifici interni Mini, c'è una sola parola qui, budget, nel senso che se voi avete budget potete veramente sbizzarrirvi in mille colori, materiali e finiture. Ovviamente questo fa lievitare i prezzi. Questa qua in effetti ha davvero parecchi optional che adesso andiamo a vedere. Budget o non budget, la posizione di guida della Clubben rimane quella, comodissima anche per la gente molto alta come me. Grazie al piantone dello sterzo
che è regolabile tanto in profondità, un po' meno in altezza, vedete, però vi garantisco che riuscirete a trovare la vostra posizione di guida. Su questo esemplare i sedili sono ricoperti con questa pelle di una qualità eccezionale, con inserti in alcantara e disponibili in 4 colori, che però vi costa 1900 euro. Il modellatore cromate 400 euro, il bracciolo centrale altri 250 e l'opzione portaggetti ancora 250 euro. Anche il tetto in cristallo al suo prezzo ben 1150 euro. Insomma, se fate un paio di calcoli, questo è soltanto per il comfort interno. Non sono ancora arrivato all'infotainment, a partire dalla predisposizione Bluetooth per il telefono che costa 500 euro, più i 1000 per il navigatore satellitare. Insomma, avete capito bene, per avere un interno mini veramente da 5 stelle, il prezzo cresce molto, che però è giustificato grazie all'elevatissima qualità dei materiali e degli optional forniti, come l'impianto stereo Harman & Kardon. Comunque è la prima volta che mi siedo qua dietro ed è veramente comodo sia a livello di imbottitura dei sedili, che su questo un po' non avevo dubbio, sia anche per lo spazio per le gambe. Ho ancora un pochino di spazio per le gambe e questa incavatura qua all'interno del sedile mi permette di avere dell'altro spazio. Certo, devo stare un po' soldato, però molto comodo. Soprattutto è molto accessoriato anche il divano posteriore. Abbiamo due bocchette dell'aria condizionata, una presa del 12 volt, le nostre tasche sulle portiere e in più abbiamo anche due comodi portabicchieri e anche il tettuccio, insomma, cosa volete di più? Il portellone si apre con le split doors, rendendola così l'unica 6 porte sul mercato. Funziona con un meccanismo a molla, efficace e rapido, state attenti però alle auto parcheggiate dietro. Il bagagliaio è sufficientemente ampio, a 360 litri, il più grande della gamma mini, con le tasche laterali, come potete vedere. Nasconde però sotto un doppio fondo di circa 6 cm, che è molto utile per stivare altre borse morbide e delle valigie non troppo alte. La capacità però, volendo, può superare anche i 1200 litri abbattendo i sedili.